Quante volte ci ho pensato su, il mio mondo sta cadendo giù, dentro un mare pieno di follie, ipocrisie. Quante volte avrei voluto anch'io aiutare questo mondo mio per tutti quelli che stanno soffrendo come Ed eccoci, introduciamo questo argomento con una parte di questo video che continuiamo poi a visualizzare sullo schermo. Sono con Raffaella Arena, una mamma speciale dell'associazione Noi Genitori di Tutti. Sì. Buongiorno a tutti, io sono Arena Raffaella, oggi qua in rappresentanza dell'associazione Noi Genitori Tutti, delle sei mamme e dei nostri sei angeli e tutti quelli che non fanno parte dell'associazione. Esattamente, tu sei una delle mamme che hanno dei figli angeli, no? Li definiamo sì. Così. Io sono la mamma di Francesco, 8 anni, ammalatosi di cancro. La sua diagnosi fu epatocarcinoma metastatico ai polmoni, una condanna. Una condanna, mi dicevi ieri, è una diagnosi che poi insomma non è tanto probabile per i giovani, per i bambini soprattutto. E c'è stato un percorso molto arduo, una battaglia molto sì. forte, però purtroppo è andato via. Poi da là ci siamo ritrovate insieme a Don Maurizio Patriciello, abbiamo incominciato le nostre prime lotte contro l'ambiente, poi ci siamo resi conto delle emergenze che ci sono e abbiamo fondato l'associazione Noi Genitori di Tutti. Andiamo, Raffaella, un attimo proprio sul discorso della terra dei fuochi, no? Voglio dire, sì. In realtà la cosa non è che è stato detto apertamente, guardate, c'è qualcosa che non va in quella determinata no. zona. Il problema è che però le coincidenze sono tante, nel senso che tu mi hai detto, quando ero su questi reparti c'erano bambini come mio figlio, incontravo persone di Giuliano, di Marcianife, quindi un problema di fondo deve per forza sì. esserci. A parte che quando mi sono ritrovata in questa brutta nuova realtà, in ospedale là mi sono resa conto, ho detto, ma da dove escono tutti questi bambini? Cioè nessuno ne parla, nessuno sa nulla. E allora già il primo impatto è forte, no? Però certo. Poi hai un percorso da fare e quindi non hai tanto tempo, insomma, per... Raffaella, l'associazione nasce proprio a sostegno dei tanti genitori che impegnati in questa lotta magari spesso sono costretti a fermarsi lavorativamente. Cioè. Ci sono tante difficoltà quando uno ci si ritrova in questa realtà, no? Non c'è lavoro, non c'è più possibilità di lavorare, sono pochissimi i casi dove si può lavorare. E poi ci sono delle cure, degli spostamenti, dei viaggi, ci sono magari altri figli da mantenere a casa, le spese. E quindi non vi date da fare in questo senso. Un'iniziativa? Le iniziative nostre sono proprio queste. Diciamo, adottiamo tra virgolette queste famiglie dove vengono insomma portate delle spese alimentari mensili, là dove c'è bisogno, su qualsiasi cosa, su bollette, su pigioni, in qualsiasi cosa possiamo aiutarli, negli spostamenti, nei viaggi della speranza, nei regali, in tutto quello che riusciamo ad essere presenti. Una grande famiglia allargata. Sì, diamo anche un supporto psicologico, diciamo, alle mamme in quello che, nel percorso che stanno affrontando. Poi abbiamo anche una grande lotta per l'ambiente, perché noi sosteniamo le famiglie ammalate, però un'altra grande lotta è quella per l'ambiente, per far sì che altri bambini non si ammalino. Infatti facciamo anche parte di Rete Cittadinanza e Comunità, che è una serie di associazioni campane e nazionali che lottano con l'ambiente. Chi vuole insomma dare una mano, c'è sì. anche un IBAN, c'è una pagina Facebook, noi sì. Genitori di tutti, potete cercarla. E ecco, da una tragedia, ne parlavamo anche prima
con Mina, provata proprio sulla vostra pelle, sì. Poi si pensa anche a chi si ritroverà nella stessa situazione. Sì, diciamo situazione. Che là poi diciamo, ci siamo resi conto, no, di questo scempio ambientale in cui ci ritrovavamo. E quindi per noi omettere, no? Perché noi potevamo anche restare nelle nostre stanzette ormai vuote a piangere il nostro dolore. E per noi e invece sarebbe stato, ci saremmo sentiti complici quanto loro, tutti loro che oggi hanno messo questa situazione. Non era possibile. Cosa fa lo Stato per questo dramma ambientale? Lo Stato, alcune leggi sono state approvate. A che punto però siamo? Per il dramma che c'è siamo a zero, proprio zero. Quindi c'è da fare proprio. Ci vorrebbe molta più sorveglianza, ci vorrebbe molto di più. Che sei non più c'è tornata ancora. Su quei reparti dove c'è stata sì, tua figlia? Ci ritorniamo spesso in ospedale per portare donne a bambini, insomma per vedere un po' la situazione com'è. Più che altro per donare un sorriso, ecco, sostenere qualche mamma. Un ricordo di Francesco, del tuo Francesco? Ce ne sono tanti. Io lo ricordo quando giocava a pallone, perché lui era felice quando giocava a pallone. Il piccolo buffone lo chiamavano, esatto. No? Sì. Quindi parliamo di un bambino sanissimo, sì. Che ad un certo punto si ritrova... Quindi tu ieri me l'hai detto più di una volta, guarda che mio figlio era sano. Sì. Quindi c'è una colpa da dare a ciò che accade? Soprattutto per la sua malattia, no? Che è praticamente un collasso, un crollo di un organo che avrebbe dovuto avere una persona malata dopo 20-30 anni di malattia. Invece lui, perfettamente sano, improvvisamente non si sa perché abbia avuto questo collasso di questo organo. E non si sa perché, ce ne sarebbero tanti però... Nessuno. C'è una stima di quanti bambini sono ammalati in questo momento? Una stima numerica non c'è, ma ne sono tantissimi. Ne sono davvero tanti. Quanti genitori siete nella vostra associazione? Noi siamo sei mamme. Le sei mamme che si vedono attraverso le foto degli angeli, sì. Io anzi vorrei fare un appello proprio perché la nostra associazione è Onorus, non profit, quindi va praticamente su donazioni. Tante volte, va supportata quindi. Sì, tante volte abbiamo paura di non farcela insomma a sostenere tutte queste famiglie. Infatti ci organizziamo fra mercatini, tante cose insomma per... C'è qualcosa in programma se ce lo vuoi dire? No, c'è anche una pagina Facebook, okay. Dove Manufatti Mamme, dove le volontarie e le socie si adoperano a fare dei manufatti artigianali, sarebbero delle bomboniere solidali, ecco. Tutto serve insomma per portare donazioni, per permetterci di mantenere le famiglie, di fare regali, di sostenere i viaggi e le insomma spese. Se c'è qualcuno interessato, anzi se si sente proprio in dovere di poter aiutare questo gruppo di mamme che poi ne sono sei, ma sono 600.000 perché voglio sì, dire... Sì, vabbè, noi siamo un numero minimo rispetto a tutte le mamme che ci sono diciamo in questa situazione. La oggi. Cosa bella è che dalle vostre tragedie fate in modo che gli altri possano... Abbiamo almeno... cercato di... Alla fine che la morte dei nostri figli non sia stata vana, perché questo scempio doveva essere denunciato, la gente doveva sapere, non si poteva più omettere. Grazie per essere stata con noi. Grazie a voi. E lanciamo un bacio lassù a tutti questi angeli che sicuramente vi danno la forza per poter andare avanti. Sì. Raffaella Arena, noi genitori di tutti. Ci vediamo tra qualche istante.